Dolce musica della nostra sigla vi accompagna anche in questo giorno speciale, la vigilia di Natale. Entriamo nelle vostre case anche oggi per farvi compagnia, per raccontarvi tante belle storie e soprattutto testimonianze di vita e torniamo con Vite in corsia e torniamo con Lucia Miglionico. Buongiorno Lucia. Buongiorno, buongiorno e santa vigilia di Natale a voi, a tutti gli ascoltatori. Peppino Petracca, bentornato. Bu Pino. Buongiorno a tutti e tanti auguri di buone feste. E Don Pasquale Pio, sacerdote della nostra diocesi, assistente di ACR e amico anche di Padre Pio TV, tutti voi che ci seguite l'avete sicuramente riconosciuto. Ben trovato anche a te. Bentrovato a te, ben trovato a tutti, e auguri di buona vigilia. Allora, come avete, avrete notato, um, abbiamo anticipato l'appuntamento che di solito uh, creiamo grazie alla dottoressa Miglioni con il dottor Petracca, perché oggi vogliamo raccontarvi davvero una storia speciale. E, um, e quindi è una storia che merita tanto spazio. Noi uh, speriamo di uh, riuscire davvero uh, in questa giornata particolare a uh, far arrivare anche a voi a casa la straordinaria testimonianza di vita. Allora, ho qui eh, tra le mie mani questo libro, Maria Grazia Basile, una testimonianza coraggiosa di fede e di speranza. Maria Grazia era una ragazza, una giovane ragazza eh, della nostra terra di Carpino che è venuta a mancare a soli 18 anni eh, per una terribile eh, malattia proprio nel giorno di Natale ed è per questo che abbiamo scelto di eh, raccontare oggi questa eh, storia. Però eh, è una ragazza che ha lasciato davvero eh, tanti frutti intorno a lei, ma ce lo racconteranno meglio i nostri ospiti che l'hanno conosciuta e che eh, sono diventati eh, per lei una famiglia. Allora Lucia, lascio a te il compito di introdurre questa storia davvero straordinaria. Grazie, grazie soprattutto per questa grande opportunità che abbiamo oggi, anche perché mettiamo insieme le due parti della trasmissione di Vita in Corsia, testimonianza e ricordi. Eh, premetto una cosa importante, per noi tutti i pazienti, tutte le persone che si accostano in casa sollievo della sofferenza, e che vi restano per un minuto, per una settimana, per un anno, sono speciali. Lascia a ognuno di loro un segno particolare che va oltre quella registrazione nel centro meccanografico. Abbiamo voluto tra le tante storie eh, parlare un po' di eh, Maria Grazia perché perché ha cambiato un po' anche la nostra vita, la vita del reparto, la vita della parrocchia, della diocesi. Maria Grazia è stata ed è una persona veramente importante per ciascuno di noi. Intanto è, è bello farlo oggi perché c'era un rapporto speciale. Tra Maria Grazia e Gesù Bambino. Un rapporto speciale che nei quattro anni in cui abbiamo avuto la grazia, la fortuna, la possibilità di starle accanto con la malattia e fuori dalla malattia, abbiamo capito perché Gesù Bambino per lei era così importante. Intanto la sua storia clinica si è mh, ha, ha cominciato ad avere dei dolori all'età di 14 anni eh, ed è venuta al pronto soccorso dell'ospedale proprio un'antivigilia di Natale del 2002. Rifiutò il ricovero perché si capì subito che era qualcosa di importante, ma rifiutò il ricovero perché educatrice di azione cattolica dei ragazzi. E doveva venire Gesù bambino, non posso ricoverarmi perché è Natale, vengo dopo. Ed effettivamente, poi è venuta a ricoverarsi dopo Natale. La diagnosi è stata subito una diagnosi molto, molto importante, molto particolare. Una diagnosi che ha impegnato eh, noi medici, ha impegnato la famiglia ed è andato avanti. Per quattro lunghi anni tra alti e bassi la malattia sembrava rispondere alla terapia e poi ricadeva e poi ritornava fino al 2006, quando poi la malattia ha avuto un'evoluzione tale e, ed ecco l'altro bellissimo incontro di Maria Grazia con eh, Gesù perché la sua nascita al cielo è, è avvenuta il 25 dicembre, il giorno di Natale del 2006, quindi domani 15 anni di un'evoluzione un meravigliosa. Allora, quello che tu dici lo si capisce anche da questo libro, perché qui sono raccolta di testi, preghiere e libere testimonianze. Sono... Tante le testimonianze che ehm, sono state raccolte in questo libro, di quanti l'hanno conosciuta, di quanti l'hanno amata e di quanti sono stati segnati dal passaggio nella loro vita di eh, Maria Grazia. Ci sono anche i suoi testi bellissimi, poi magari se abbiamo un po' di tempo ne leggeremo qualcuno. E Don Pasquale, tu sei qui ehm, innanzitutto come amico di eh, Maria Grazia, eravate dello stesso paese, frequentavate la eh, stessa parrocchia, occhia, vi siete cresimati insieme, che ricordo eh, hai e come eh, ha cambiato eh, la tua eh, vita eh, questa presenza speciale e soprattutto che cosa ehm, è successo dopo, quali sono i frutti che eh, lei ha permesso che voi insomma, raccoglieste? È stata una presenza significativa e lo è tuttora perché Uh, io sono praticamente coetaneo di Maria Grazia, ho un anno di meno, però uh, avevamo un rapporto privilegiato perché uh, lavoravamo insieme in parrocchia, in ACR, come educatori di ACR. E la prima cosa che posso testimoniare era questo rapporto bellissimo e quasi simbiotico che lei aveva con il gruppo dei suoi ragazzi che adesso sono adulti, sono cresciuti e tuttavia se la ricordano, anche se il tempo purtroppo tende a far sfumare i ricordi. Eh, il ricordo invece di Maria Grazia è sempre vivo nel cuore e nella mente di chi l'ha conosciuta. Era una presenza bellissima in parrocchia, prima quello che diceva Lucia io lo posso testimoniare. È vero che il suo rapporto con i giovani, con i suoi coetanei, con i suoi compagni di scuola, con i suoi amici, i suoi ragazzi era un rapporto trasfigurato, era un rapporto luminoso, era un rapporto di santità. Cioè la presenza di Maria Grazia nella vita della nostra comunità parrocchiale, quindi nella vita di Carpino, ma anche nella vita di chi l'ha conosciuta, ci fa capire che la santità non è qualcosa di straordinario nella Chiesa, ma è l'ordinario, deve essere l'ordinario. La vita di Maria Grazia è la vita di una ragazza normale, di un piccolo paese, che ha vissuto ordinariamente la perfezione che Dio gli chiedeva in quel momento. Questa è la santità, ce lo ricorda sempre Papa Francesco. La santità è vivere la perfezione di Dio, che è l'amore, che è la misericordia, nello stato eh, che noi viviamo in questo momento. Quindi, nonostante il... fosse uno stato di grande sofferenza, nonostante fosse uno stato di grande sofferenza, se è vero che noi dobbiamo glorificare Dio nel nostro corpo, lo dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, Maria Grazia ha fatto proprio questo ci ha insegnato a dire grazie a Dio anche in mezzo alla sofferenza. E questo penso che sia uno dei più grandi frutti che ci lascia, frutti eh, di sapienza evangelica, frutti di preghiera, ma ci sono anche dei frutti concreti, perché quel libro che tu hai tra le mani è stato prodotto dall'Agape, dall'associazione Genitori e Amici Piccoli Emopatici, che è, è, è nato, questo gruppo è nato a Carpino, proprio uh, grazie, grazie all'esperienza della vita e della sofferenza di Maria Grazia, che tuttora c'è. È un gruppo che raccoglie mamme, raccoglie papà, ma raccoglie soprattutto giovani eh, che eh, hanno in mano ormai la testimonianza di Maria Grazia e la rendono sempre viva nelle attività e nella gioia che diffondono attorno a sé. C'è una bella foto in compagnia di eh, Peppino, chiedo alla regia di eh, mandarla. Eh, che cosa aveva di speciale Maria Grazia Peppino? Maria Grazia è, era una ragazza tenerissima, e tenerissima però allo stesso tempo era una sorta di vulcano perché quando aveva in mente un'idea, quell'idea. Lei la portava avanti fino a che questa idea non veniva realizzata pienamente. Tant'è vero che una delle cose che per cui lei aveva lottato e lottava eh, a, a, non soltanto a Carpino, era alla, mh, la, raccolta la raccolta fondi, fondi per la PET-TAC. Perché lei la prima PET-TAC l'andò a fare fuori, l'andò a fare a Napoli, e poi dice: Ma non è possibile che un ospedale come Casa Sollievo non debba avere la PET-TAC. E si impegnò tantissimo pre, sia a Carpino che in altri posti per raccogliere dei fondi. E poi, ecco, presentò questo assegno che contribuì all'acquisto alla, all della PET-TAC. Era una ragazza, io la ricordo, questa è la foto del giorno della, della Cresima. Voi siete stati i suoi padrini sì, di Cresima. La, la Cresima. E poi un'altra cosa che ricordo di Maria Grazia, la prima volta io la incontrai non in reparto perché veniva a fare delle scintigrafie da noi, ma la incontrai sulla spiaggia ed era una ragazza, come dicevo, molto molto timida, ma si voleva fare bene. E io l'ho voluta bene sin dal primo momento. Se, eh, per me era una figlia e non soltanto lei, ma anche la sorella, la sorella Giovanna che. Bisogna ricordare che anche lei ha molto sofferto per la malattia della sorella. Certo, perché poi le famiglie ovviamente sono sempre molto uh, provate. E, um, noi continuiamo questo racconto perché c'è ancora tanto da dire, ma ci fermiamo solo per una breve pausa. Diamo la linea alla regia, ma torniamo presto. Restate con noi. Eccoci qua. Siamo ritornati in diretta, io stavo eh, guardando le pagine di questo libro, vi stiamo raccontando la storia di Maria Grazia Basile, una testimonianza coraggiosa di fede e di eh, speranza. Eh, stavo leggendo alcuni scritti, poi mi ero anche appuntata dei passaggi. Devo dire che uno che mi ha colpito è proprio sul Natale, eh, in cui lei, nonostante la sua sofferenza, che spesso ci fa chiudere, no? non ci permette di, di guardare comunque uh, agli altri, lei ha mantenuto comunque un cuore uh, generoso e sempre rivolto um, anche a chi soffriva eh, e mi ha colpito questo passaggio perché lei chiede in un suo scritto eh, Natale, vivere l'Eucaristia è un diritto di tutti e così pensa a quanti sono vittime di eh, guerre a chi soffre nel mondo e dice appunto a proposito di questo grazie a questo colgo l'occasione per invitare tutti coloro che hanno il cuore sensibile disposto all'amore fraterno a far sì che questo amore sovrasti il dominio dell'odio e prepari bene il posto in cui dobbiamo accogliere Gesù, il nostro cuore. Sono scritti di una ragazzina, quindi fanno sì. ancora più riflettere, no? Sì, quello che ha sempre colpito di Maria Grazia era la sua maturità. Ma di solito i bambini che soffrono maturano prima. Lei era un. Proprio speciale. Come dicevo prima, il suo rapporto con Gesù bambino era speciale. Una volta mi ha detto che quando lei si comunicava, faceva la comunione, nell'ostia vedeva Gesù bambino, piccolo e indifeso. Il sogno di Maria Grazia era diventare medico. Lei mi ha sempre detto che voleva fare il medico e, mh, perché voleva scoprire le cause delle malattie che facevano star male i bambini piccoli, non pensava alla sua malattia, che pure le provocava dei dolori trementi. La ragazza andava avanti con chili di morfina e tanti farmaci antidolorifici, ma non ha mai perso il sorriso. E allora lei diceva che voleva diventare medico e diventare famosa, perché... Uh, avrebbe sconfitto la sofferenza ecco mh, e, e mi diceva guardandomi in televisione tu sarai fiera di me e lo sono lo sono perché oggi Maria Grazia è in televisione esatto. e, mh, e noi siamo tutti fieri di quello che lei ci ha dato il suo rapporto con Gesù Bambino era tale che lei per ogni Natale nei quattro anni era l'animatrice in reparto, uh, organizzava insieme alla scuola di reparto, insieme al personale, all'infermiera, ai volontari dell'associazione, organizzava le recite di Natale. C'è una foto dove lei presenta i bambini uh, vestiti da angioletti e, ed era così speciale che noi ogni anno come associazione prepariamo un calendario ed è il calendario che poi ci fa compagnia per tutto l'anno. Era ottobre del 2005 quando ci è stato chiesto di eh, sperimentare un calendario. Eccolo qua. E Maria Grazia si è scelta il mese di dicembre. Nel mese di dicembre poi un, una bambina ha fatto il disegno, un altro bambino piccolo ha scritto Gesù ti ringrazio per la vita e perché mi stai facendo guarire, il messaggio che Maria Grazia ha scritto, parliamo di ottobre 2005, nel giorno del tuo compleanno io non so cosa regalarti, un regalo speciale per te. Gesù in molti momenti ho pensato di regalarti la mia vita, poi ho capito che i tuoi disegni per me sono diversi. Cosa dirti? Solo grazie. Lei sapeva ringraziare anche della sofferenza che aveva. Quando ha, fatto un, um, eh, ha partecipato ad un concorso letterario contro la droga, lei ha scritto una composizione bellissima dando come titolo Bucarsi per guarire ma non per morire, con un appello ai ragazzi eh, dicendo che la vita va vissuta nella pienezza e puliti dentro. Ecco, Questo calendario ci, ci ha accompagnato per tutto il 2006 e quando a novembre del 2006 Maria Grazia ha compiuto 18 anni. E abbiamo fatto una grande festa, vero Io c'ero, sì, 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 c'era sì. anche Don Pasquale. C'era Peppino che faceva da cavaliere a Maria Grazia, e ricordo che ci angosciava il pensiero della sua malattia che stava eh, progredendo. Nonostante la malattia, Maria Grazia voleva eh, essere presente nella vita della parrocchia e quando. Monsignor D'Ambrosio, allora nostro vescovo, eh, c'era la, 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 la missione, c'era la visita pastorale. Lei ha voluto che io la dimettessi dal reparto perché doveva presentare al vescovo i suoi bambini. E ricordo che si faceva accompagnare spesso da Peppino e diceva. Come diceva, toglimi la morfina seme. perché altrimenti non riesco a parlare bene. E poi dopo tanto me la rimettete. In quel momento non sento il dolore. Don Pasquale, come quanto è importante anche per uh, i giovani e la vita di una, di una parrocchia, uh, una testimonianza come questa che è stata la vita di Maria Grazia? È un seme di speranza. È un seme di speranza nel senso che si può fare il bene anche in condizioni disperate umanamente. E questo penso di cui abbiano più bisogno i giovani oggi, che magari vivono senza punti di riferimento, sono sballottati qua e là da tante mode, da tante idee. Avere dei punti fermi è importante per costruire il proprio futuro, non solo a livello personale, ma anche a livello di comunità. E la comunità di Carpino è una comunità piccola, ma uh, con tante potenzialità. Con tante potenzialità. Quindi penso che ogni tanto questi stimoli che ci vengono dal Signore per fare meglio, per essere meglio, penso che debbano essere colti in tutto il loro valore, in tutto il loro eh, bagaglio di grazia che hanno da offrirci. Ecco, quel, la nostra presenza qui, la nostra testimonianza è proprio un segno per dire che niente di quello che ci dà il Signore va sprecato. Quindi è giusto che i doni che Lui ci fa vengano messi. Uh, in, vengono messi in traffico come i talenti. Il Signore ha delle parole durissime contro chi riceve un talento ma lo va a nascondere sottoterra. Noi non possiamo nascondere sottoterra questo grande dono che il Signore ci ha fatto e speriamo che la provvidenza ci dia anche tante altre possibilità per far conoscere ai giovani e ai non più giovani e diversamente giovani <ride> ecco questa uh, testimonianza di vita e di bellezza cristiana. La mattina del 24 dicembre del 2006, lei, con una voce molto flebile, ci ha trasmesso il messaggio più bello. Perché mh, eravamo entrati nella sua stanza e per uh, vedere come stava, lei, con una voce molto flebile, ha detto: e, le avevamo detto che stava per nascere Gesù Bambino in reparto. E lei mi ha stretto la mano e ha detto, Gesù bambino, io lo incontro per strada e ve lo mando e gli raccomanderò tutto il reparto e non solo. E poi dopo, dopo qualche ora Maria Grazia è andata in coma e quel calendario scritto un anno prima, nel giorno del tuo compleanno, voglio farti un regalo speciale ha avuto il suo compimento perché il 25 dicembre del 2006 Maria Grazia è nata al cielo. Prima Peppino diceva eh, che per voi è stata come una figlia ehm, e voi ehm, un po' tu giustamente sottolineavi che la vita dei tanti pazienti eh, del reparto di pediatria oncologica è entrata nelle vostre vite. Voi avete anche dei figli e eh, diciamo che siete un po' una famiglia allargata. No? Allora Peppino anche ehm, nella vostra testimonianza anche di genitori nei confronti dei vostri eh, figli, tutte queste storie che hanno attraversato il vostro percorso professionale, come hanno inciso? Beh, eh, hanno inciso sicuramente in maniera positiva perché noi non portavamo soltanto a casa le nostre preoccupazioni, ma portavamo a casa anche le nostre. Questa per noi era una gioia aver incontrato Maria Grazia, cioè il percorso di Maria Grazia. Maria Grazia noi diciamo che aveva gettato un seme, questo seme è germogliato e ha dato i suoi frutti. E quindi anche per i nostri figli, loro si rendono conto di tutto quanto quello che è, è succede nel, nella nostra vita professionale e ci accompagnano. Anche quando noi eravamo diciamo, un pochino più giù, perché le preoccupazioni che c'erano, loro ci incoraggiavano. Ci incoraggiavano facendo anche presente queste situazioni. Ti ricordi quella volta quando quel, quel malato poi dopo si è... Ecco, noi trovavamo coraggio anche in questo, quindi la nostra famiglia ci ha aiutato anche in questo. E sicuramente i vostri figli hanno ereditato anche no, tutte queste, eh, sì. queste storie, anche, diciamo, uh, sono diventate bagaglio anche per loro. Sì, tra i, i nostri quattro figli, eh, insieme ai loro eh, mariti, mogli, fidanzata, eh, ancora con, con Carlo e Chiara, e hanno potuto prendere il bello dell'essere medico fatto in questo modo. E il Signore ha voluto che proprio il, il primo figlio, Leonardo, che è chirurgo, insieme a sua moglie oncologa, hanno potuto forse anche mettere a frutto quello che noi abbiamo cercato di trasmettere. Abbiamo ancora mh, un minuto e vorrei chiudere. Eh, prima chiederò poi eh, a Don Pasquale un messaggio, un augurio eh, per questo Natale, anche per tutti i nostri telespettatori, anche alla luce di questa testimonianza. Però ecco, vorrei eh, un flash su questa foto perché so che è molto significativa. Avevamo quello è Sciasci, <ride> il cane di Maria Grazia. Maria Grazia eh, doveva compiere 18 anni a novembre. E, ma le, la situazione della salute era abbastanza delicata, si temeva non arrivasse. Quando le ho detto: Come madrina, che regalo vuoi da me? E lei mi ha detto: Mi devi regalare una cosa viva perché io possa lasciarla a mia madre per, perché la accudisca nel dopo di me. E quindi abbiamo insieme scelto. Questo cane che siamo andati a prendere nel canile, eh, era appena nato, abbiamo anticipato. La sua gioia era averlo potuto avere in reparto di nascosto <ride> nella, nella sala dell'agape dell'accoglienza. Lei l'ha avuto. Sciasciù veramente poi ha fatto compagnia a Vittoria per tanti anni, è, è morto due anni fa. E, ed è stata la cosa viva che ha mantenuto il calore, ma la vera cosa viva era è il Maria. Il suo ricordo: il suo ricordo e la sua Grazia. testimonianza. Eh, Don Pasquale, eh, chiudiamo con un messaggio di speranza. Come tu sì. ricordavi, che è quello che ci insegna anche questa storia. È il Natale è la festa dell'incarnazione. Ricordiamo che il Figlio di Dio ha posto la sua tenda di carne in mezzo a noi e ci ha donato la luce e la vita, ecco. che questo Natale possa dare luce e vita a tutti quelli che ne hanno bisogno. Noi ringraziamo davvero i nostri ospiti, buon Natale a tutti, buon, Natale buon Natale a, a, tutti. a voi, Anche a quanti ci seguono, a quanti sono ricoverati, un pensiero speciale ai bambini che sono nel reparto di pediatria oncologica che salutiamo e che abbracciamo questo Natale e che ci auguriamo possano tornare subito il prima possibile alla loro vita eh, normale. Noi vi ricordiamo che potete seguirci anche eh, sui nostri canali social, rivedere la puntata su eh, YouTube e seguirci poi seguire Padre Pio TV eh, anche attraverso i nostri social Facebook, eh, Twitter, YouTube, Instagram ehm, e sul sito appunto www.padre Radiopadrepio.it. Grazie ancora a tutti voi e diamo la linea alla regia e poi torniamo per l'ultima parte di Vita in Corsia. E ritorniamo per l'ultima parte di, vita, di vite in corsia, la parte dedicata alla salute in collaborazione con i medici di Casa Sollievo della uh, Sofferenza. Vi ricordiamo ancora una volta che potete seguire Padre Pio TV anche attraverso i nostri canali social, rivedere le puntate su YouTube, seguirci anche tramite il sito www.teleradiopadrepio e con le nostre pagine Facebook e uh, Twitter. E, mh, adesso parliamo di diabete mellito di tipo 2 con il dottor De Cosmo diabetologo in casa a sollievo della sofferenza e vi ringraziamo per averci seguito e ancora a tutti voi l'augurio per un buon natale. Diabete mellito di tipo 2 è una malattia potenzialmente molto grave, sicuramente eh, molto diffusa. Basti pensare che in Italia le persone affette da diabete sono circa 4 milioni, il, oltre il 95% sono affette da diabete di tipo 2. È una malattia tutto sommato semplice da eh, diagnosticare, eh, basta diciamo, misurare i livelli dello zucchero nel sangue e ci sono dei eh, cut-off che ci indicano la presenza del diabete. Diabete che si manifesta generalmente con necessità di urinare spesso, di bere molto, si perde peso. È opportuno però sottolineare che una percentuale. Abbastanza rilevante eh, di casi, il diabete può manifestarsi già con le complicanze croniche legate alla malattia. Ad esempio, il, una persona può accusare dei disturbi visivi e in quel momento accoggersi che è affetta da diabete o addirittura sviluppare un infarto del miocardio e scoprire in quel momento che è affetta, affetta da diabete. I i sintomi più evidenti del diabete, come eh, ricordavo prima, sono appunto la necessità di urinare spesso, il dimagrimento, mangiare molto, eh, infezioni delle vie urina urinarie. Generalmente queste devono ehm, far scattare il campanello d'allarme e far sì che la persona si rivolga al proprio medico di fiducia per indagare la possibilità di essere affetta da diabete giustifica le campagne di screening di questa malattia che sono in atto e che indagano soprattutto le persone a rischio, le persone a rischio di sviluppare il diabete sono le persone obese, le persone che hanno un'attività uh, sedentaria, che non si muovono molto, persone che hanno degli stili di vita non, uh, diciamo, uh, non buoni come ad esempio una cattiva alimentazione, ecco, uh, certamente la, anche la familiarità è importante, quindi dopo 40 anni si sì, in genere si suggerisce di valutare l'eventuale presenza del diabete. Le complicanze del diabete tipo 2 sono molto importanti, eh, vi è da dire che è, è, è possibile prevenirle con una um, attenta e precoce cura della malattia, però eh, è necessario ricordare che il diabete per esempio è la principale causa di cecità nei paesi occidentali a causa del danno che può arrecare alla retina o alla macula, È un, il diabete è la principale causa di amputazioni per cause non traumatiche. Il diabete nei paesi occidentali rappresenta la prima causa di eh, necessità di dialisi, cioè di insufficienza renale che richiede un trattamento renale sostitutivo. Per quanto riguarda la cura e la terapia del diabete, è opportuno ricordare che al primo posto vi è sempre una. Un, corrette, un corretto stile di vita, intendendo quindi una corretta alimentazione, un'adeguata attività fisica, movimento. Laddove questo non fosse sufficiente a controllare i valori della glicemia, oggi abbiamo numerose possibilità di intervento farmacologico e voglio sottolineare a questo proposito l'opportunità um, eh, e la disponibilità di farmaci cosiddetti innovativi per la cura del diabete. Faccio riferimento a due classi in particolare: sono gli inibitori degli SGLT2 o gli analoghi recettoriali del GLP1. Sono queste classi di farmaci molto importanti perché oltre a Ridurre i livelli della glicemia. Si studi oramai molto eh, numerosi e, e, molto, e hanno creato delle evidenze a supporto dell'utilità di questi farmaci nel ridurre anche il rischio di eventi cardiovascolari o di danno renale. Voglio ricordare che i pazienti con diabete. In circa il 60% dei casi muoiono per cause cardiovascolari, hanno un rischio di sviluppare infarto del miocardio X molto elevato. Bene, oggi, con questi farmaci il diabetologo non si accontenta più di controllare i livelli della glicemia, ma è diventato più ambizioso. Mira a salvare la vita dei propri pazienti, mira a ridurre eventi catastrofici quali sono appunto l'infarto del miocardio, l'ictus o la necessità di dialisi. Quest'anno è il centesimo anno della scoperta dell'insulina, un farmaco assolutamente salvavita, quindi ancora oggi indispensabile per la cura del diabete. L'insulina utilizzata nel. Ovviamente nel diabete di tipo 1, dove è indispensabile l'utilizzo di questo farmaco, in circa il 20-25% dei pazienti con diabete mellito di tipo 2 può essere necessario ricorrere alla terapia insulinica quando con i farmaci che citavo prima o con altre classi di farmaci oggi eh, disponibili non si riesce ad avere un buon controllo dei livelli glicemici. Quindi abbiamo delle insuline, anche insuline nuove, che riducono il rischio soprattutto dell'ipoglicemia, ad esempio, i cosiddetti analoghi dell'insulina, e, e che tendono a mimare quello che è il profilo fisiologico della produzione insulinica nella persona che non ha il diabete. Tra le progettualità di ricerca in campo diabetologico più recenti voglio sottolineare la partecipazione di Casa Casasolivo della Sofferenza al progetto appunto, Gatekeeper, un progetto europeo che gode di finanziamenti comunitari e che ha l'obiettivo di reclutare un numero eh, adeguato di pazienti con diabete tipo 2 per esplorare e monitorare gli stili di vita in questi pazienti, questo viene fatto con diciamo, del, dei vari dei sistemi innovativi come il, uno smartwatch o un, um, uno smartphone che certamente non sono come dire device medici potrebbero diventarli certamente possono aiutare il medico il diabetologo appunto a registrare um, quelli che sono diciamo gli stili di vita in termini di attività fisica di movimento ma anche la durata del sonno o a registrare uh, l'alimentazione dei nostri pazienti per guidare poi la la cura degli stessi. Il falso mito da sfatare è che il diabete è una malattia che non si può curare, che sicuramente porta delle gravi conseguenze. Oggi sappiamo che non è più così, in passato probabilmente lo era, eh, oggi sappiamo che non è più così, innanzitutto è possibile prevenire il diabete, questo è opportuno sottolinearlo, eh, sappiamo che ci sono delle evidenze scientifiche, documenti un appropriato stile di vita, ripeto, in termini di alimentazione, di attività fisica, eh, è in grado di prevenire la comparsa del, del diabete. Non solo, corretti stili, stili di vita devono accompagnare poi la terapia eh, medica e la terapia medica oggi offre un bagaglio, un armamentario terapeutico molto vasto che sicuramente ci permette e permetterà ai pazienti di avere una vita assolutamente normale, piena di soddisfazione e lunga quanto quella delle persone che non hanno il diabete. Sicuramente quella, la buona pratica che viene disattesa è quella della mancata aderenza agli stili di vita. Purtroppo, viviamo in un mondo diciamo, che, ehm, nel quale siamo bersagliati da messaggi, sia in termini di alimentari, a volte con cattiva alimentazione, oppure abbiamo, svolgiamo una vita sedentaria che certamente innesca dei meccanismi che facilitano la comparsa del, del diabete. Quindi, è necessario alla base del, di tutto avere degli stili di vita corretti e bisogna su, su, certamente sforzarsi perché questo possa avvenire nella vita appunto di tutti i giorni. Fondamentale nella cura del diabete intervenire molto precocemente eh, per controllare i livelli glicemici. Eh, molto spesso anche diciamo nei eh, nostri ambulatori si sente, ripetere, si sente ripetere o persone che riferiscono ho un po' di diabete. In effetti, eh, questo non è così: il diabete, eh, una volta diagnosticato, va curato in maniera intensiva sin dalle prime fasi perché questo permette l'abbattimento, la, um, la riduzione significativa della comparsa delle complicanze. Noi oggi nella cura del diabete... Eh, dobbiamo guardare il paziente nella sua come dire, complessità e interezza, quella che va sotto il nome di approccio olistico al paziente. Non ci interessa, come dicevo prima, eh, curare il diabete in termini di solo della riduzione della glicemia, che pure va ottenuto, ma dobbiamo far sì che il, eh, la persona con diabete possa vivere appieno la sua vita, svolgere tutte le funzioni della sua vita nel migliore dei modi e avere una vita in salute il più lungo, il più lungo possibile.